Expo Venisur si incontrano tanti amici e colleghi e incontriamo finalmente anche qualcuno della torrefazione Covim S.P.A. di Genova. Ci troviamo allo stand di Vending Service di Alfio Petrullo e siamo in compagnia di Claudio Picci, l'amministratore delegato della torrefazione Covim S.P.A. Con grande onore e rispetto, bentornato. Ciao, come stai? Io sto bene, no? sei sempre intimidito dalle nostre interviste. Io vedo, sì, infatti soffro molto la telecamera. Ma forse riesci a soffrire un po' meno la telecamera del faro che è sopra la telecamera, che serve a illuminare il nostro volto e dare quindi anche luminosità non solo a te ma anche al brand che abbiamo qui dietro. Raccontaci un po' delle novità che avete portato sia qui a Expo Vending Sud ora che a Tutto Food qualche giorno fa. A noi adesso stiamo cambiando immagine, stiamo cambiando il brand e si può vedere, forse la telecamera magari non lo inquadra, là la nuova, il nuovo logo, il nuovo stile Covim, al quale seguirà tutto poi un linguaggio, tutto l'immagine coordinata. Tutta l'immagine coordinata e tutto il packaging che via via faremo e presenteremo, ecco. Naturalmente sempre con prodotti di qualità, e se potremo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ben venga. Beh, la vostra torrefazione è cresciuta in modo esponenziale nell'ultimo decennio, diventando un punto fermo e di riferimento nell'ambito della distribuzione automatica non solo qui in Sicilia ma anche in diverse altre regioni d'Italia. Sì, negli anni, oggi sono praticamente ormai almeno 33 anni che seguiamo il mercato con costanza, con impegno, con passione, e mattone su mattone siamo arrivati a coprire tutto il territorio nazionale con, direttamente sui clienti, sugli operatori del settore e con i rivenditori, i nostri responsabili commerciali. Come si vede qui oggi siamo ospiti della Vending Service, che è la nostra rivendita per la Sicilia, e ormai collaboriamo da, direi, dal 2006-2007, quindi sono tanti anni. Ecco, poi una nostra caratteristica è anche di dare continuità al rapporto, no? Quindi con la, sia per la qualità del prodotto che anche per la qualità del servizio e del rapporto che diamo con i nostri partner, perché poi il lavoro è la nostra vita, quindi vogliamo vivere bene. Beh, diciamo anche che sveliamo tutti i piccoli segreti che non avete voluto svelare nell'ultimo periodo sulle novità che riguardano la vostra azienda. Nuovi packaging, nuovi colori, nuovo marchio, e l'abbiamo già visto prima mentre tu ne parlavi. Ma cosa dobbiamo attenderci ancora? Ma noi, come a livello produttivo, stiamo facendo, continuando a fare investimenti nonostante la crisi, il Covid. Abbiamo installato un comparto di silos per il ricevimento diretto dei container di caffè, con un impianto all'interno di lavorazione del prodotto, quindi noi oggi siamo in grado di ricevere qualsiasi tipo di prodotto, lavorarlo e condizionarlo quello che è secondo il nostro standard. E ancora adesso stiamo portando a termine un importante investimento in logistica, sempre in logistica, un magazzino completamente automatizzato con tutto un reparto di palettizzazione nuovo e 6.000 posti pallets che potranno distribuire il prodotto poi in tutto il territorio nazionale all'estero. È sempre una gran bella soddisfazione ascoltare le evoluzioni e lo sviluppo di un brand che seguiamo da anche più di 10 anni, direi ormai siamo quasi a 13 anni, ed è davvero una gran bella soddisfazione, credo. Noi nel settore del vending siamo da 33 anni. Ma Vending TV è nata 13 anni fa. Vending TV, lo sai meglio tu di me, sì, è abbastanza giovane, però ha fatto dei grandi progressi, sei stato molto bravo. Beh, no, diciamo merito, sei anche molto di tutto professionale, bisogna dirlo. Merito anche e soprattutto di sei, voi ti che... sei conquistato il favore del mercato, perché te lo meriti.
ti ringrazio. Bene, questo è sicuramente un complimento che portiamo a casa, anche questo con un pizzico di soddisfazione. Io mi auguro di poterti riacciuffare a Venditalia il prossimo anno, esattamente fra 12 mesi, per poter scoprire e divulgare a tutti loro quelle che saranno le novità che presenterete. Ci proveremo ad avere delle novità interessanti, e qualcosa in mente abbiamo, ma lo sveleremo poi a tempo debito. E noi lo faremo naturalmente, come al solito, in anteprima e con Vending TV, attraverso un'intervista video e soprattutto attraverso Vending News e vendingnews.it. Claudio, grazie. Grazie a te Fabio, a presto.